Le sigillature fanno parte di una metodica preventiva che vengono attuate sui bambini in età di crescita e sugli elementi definitivi, solchi e fossette di questi elementi dentali, ma può essere praticata assolutamente anche negli adulti. Le sigillature preventive vengono fortemente promosse nei bambini nelle fasce di età tra i 5 e i 12 anni, quindi con la permuta dei primi molari definitivi. Le sigillature sono importanti perché il molare nella fase di eruzione, la corona del dente, non emerge completamente, quindi presenta dei solchi molto profondi e delle fossette che raccolgono nel tempo, possono raccogliere residui di cibo e quindi sviluppare un substrato necessario per la crescita batterica. L'alimentazione a base di carboidrati e zuccheri soprattutto causa un ambiente molto acido e quindi favorisce la crescita batterica e quindi la demineralizzazione degli elementi dentali in una fase molto critica, quella nella quale lo smalto dentale non è ancora così resistente e pronto alle intemperie della bocca. Inoltre, i bambini tra i 6, 7, 8 anni hanno anche una difficoltà oggettiva a gestire la propria generale e questi elementi dentali si trovano in profondità nella cavità orale, quindi difficili anche da raggiungere. Questo solco del dente può andare incontro a un accumulo di microrganismi, di batteri che possono cariare il dente. Allora, tra non molto, provvederemo a sigillarli. I sigillanti possono essere di varia natura, prevalentemente quelli utilizzati nei soggetti giovani, quindi ancora con dei solchi puliti, delle fossette pulite, non intaccate assolutamente da alcun tipo di pigmento o azione batterica, sono a rilascio di fluoro, quindi sono compatibilissimi, vengono posizionati per adesione e indurimento, quindi non viene alterata la struttura del dente. L'importante è che rilasci fluoro proprio perché diventa un antistatico, quindi non favorisce la permanenza di batteri sullo stesso sigillante. Si tratta di detergere la superficie dell'elemento definitivo, che è il primo molare definitivo, il sesto, e detergendo solchi e fossette, consentire il posizionamento di un materiale fluido che si colloca perfettamente in questi solchi e fossetti per poi indurirsi, essere indurito e proteggere il dente in una fase complessa della gestione dell'igiene orale del bambino. Possono durare 2 o 3 anni. E indipendentemente comunque da questa durata, bisogna pensare che il dente nel tempo conclude la permuta, quindi cresce definitivamente, totalmente, entra nei meccanismi dei processi di rimineralizzazione fisiologica e quindi lo smalto tende a maturare e quindi a acquisire una durezza e una resistenza fisiologica.